e se le chiese saranno chiuse. Ma chi potrà distruggere il tempio vivo di Dio, che è Cristo in mezzo a noi? E se i sacramenti saranno annullati, come potremo noi non abbeverarci a quella fonte di acqua viva, che è la carità viva in mezzo a noi, che è Cristo in mezzo a noi?